Buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone. Oggi poche gare in campo per le formazioni di casa nostra. Il Teramo in Serie C, la Vastese per il recupero della quinta giornata in Serie D. Queste partite ovviamente analizzeremo e vedremo, poi andremo anche un po' oltre i confini delle gare che si sono giocate oggi, rimanendo sempre nell'alveo della Serie D, per cercare di capire come le altre squadre stanno vivendo questo periodo di riposo forzato. Ma quella di oggi è stata anche la giornata dell'ufficialità, della doppia ufficialità in casa Pescara: l'esonero di Massimo Oddo, l'arrivo di Roberto Breda sulla panchina biancazzurra. Do la buona serata in redazione ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. E poi nel collegamento ci parlerà di Virtus Francavilla Teramo la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Allora, vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, WhatsApp, SMS, potete anche commentare la nostra diretta Facebook, ma andiamo subito con la schermata principale, Andrea, che è il comunicato ufficiale della Pescara Calcio, che di fatto annuncia l'arrivo di Roberto Breda. Era insomma una notizia che era nell'aria nelle ultime ore, ma già dalla sconfitta di ieri pomeriggio contro il Pordenone, insomma, si sapeva che le ore per Massimo Oddo erano contate. E adesso è arrivata l'ufficialità, vediamo la schermata con Roberto Breda, che eccolo qua, già a partire da domani pomeriggio guiderà la squadra in vista della difficile trasferta contro l'Ascoli, che peraltro ha cambiato allenatore, è arrivato un ex biancazzurro come Delio Rossi. Da parte di tutta la società ovviamente un caloroso benvenuto in bocca al lupo a Breda per la sua nuova avventura in biancazzurro. E non sarà facile, Andrea, perché insomma il Pescara veleggia nelle parti bruttissime della classifica. Peraltro tu ieri hai fatto notare come il Pescara nella parte destra della graduatoria di Serie B sia l'unica che ha tutte le partite disputate e invece le altre devono recuperare, quindi potenzialmente la classifica piange come. Oggi è stato l'aggancio della Cremonese, che ha pareggiato contro la Reggiana. Sì, la Cremonese deve recuperare una partita e Pisa-Ascoli hanno lo scontro diretto da recuperare, quindi insomma diverse partite ancora per parificare il numero delle gare giocate tra le squadre che si trovano nella metà di destra. È arrivato questo avvicendamento ieri, tra l'altro un nome che avevamo subito lanciato noi a TV6, questo testa a testa tra Pillone e Breda. Poi è uscito anche il nome di Luigi Di Biagio, rilanciato da alcuni siti nazionali, però alla fine Breda l'ha spuntata, anche perché Pillon aveva questa proposta e ha questa proposta della Triestina, che oggi ha pareggiato a Carpi, quindi questo rende ancora più probabile l'avvento di Pillon sulla panchina della Triestina. Breda è una scelta importante perché è un allenatore navigato, che sa come entrare e mettere mano tra virgolette alle squadre che sono in difficoltà, cercare di ottimizzare le risorse, normalizzare la situazione. C'è un mercato anche da fare, è un lavoro subito molto duro, ma Breda è uno abituato a entrare in queste situazioni. Faccio notare, come ho fatto insomma nel pomeriggio, negli ultimi neanche 3 anni, questo è l'ottavo allenatore che viene cambiato a Pescara, ben 5 nel solo anno solare 2020, che è un anno tremendo per l'umanità, e anche da un punto di vista sportivo è un anno che ha consegnato la retrocessione sul campo al Pescara, salvato poi dalla penalizzazione del Trapani e dal play-out, e 5 avvicendamenti in un solo anno solare scarso, quindi Zauri, Le Grottaglie, Sottil, Oddo e ora Breda. Davvero un dato che parla da solo. Assolutamente sì. Peraltro oggi attraverso i social ha anche di fatto parlato Massimo Oddo, voi l'avete fatto vedere nel pomeriggio durante diretta stadio con una citazione di Luigi Pirandello. L'addio di Massimo Oddo per la seconda volta alla panchina biancazzurra: il lungo tragitto della vita troverai tante maschere e pochi volti. In realtà c'è una sottile vena critica, ma ovviamente questo sarà tema di discussione domani sera nel corso della trasmissione replay a partire dalle 21 con Enrico Rocchi, con te, con gli ospiti ovviamente. Questo però, questa piccola piccolo sassolino che si è voluto togliere dalle scarpe Massimo Oddo, chissà che non possa
poi rivelarsi, insomma, come la vedi, non possa rivelarsi faccio come notare... spia di un malessere che c'era già da qualche tempo. Sicuramente, faccio notare che anche Zauri, quando si è dimesso lo scorso gennaio, però in quel caso le sue dichiarazioni furono inserite dentro il comunicato stampa, ebbe delle dichiarazioni piuttosto sibilline che sembravano rivolte ai giocatori, ad alcuni giocatori con cui aveva avuto evidentemente qualche problema. Queste sono dichiarazioni che sono state scritte da Oddo, è una citazione fatta su un suo post, quindi non nel comunicato ufficiale di esonero della Pescara Calcio, ma la sostanza sembra la stessa. Noi possiamo soltanto interpretare, e se interpretiamo probabilmente c'era un messaggio velato ad alcuni calciatori in quel caso, nel caso di Zauri, sembra possa esserci qui da parte di Oddo, a meno che non sia coinvolto anche il presidente da queste dichiarazioni, o non dichiarazioni, da questo post criptico di Oddo. Sibilline. Va bene, ovviamente domani sera ci sarà tanto spazio, già immagino, puntata scoppiettante di Replay, ma veniamo a quello che è successo oggi con i risultati e la classifica di Serie C. A 1 nella giornata, la 13ª in cui riposava a Vibo Valencia contro la... contro la Turris, adesso però va Casentana 0-1, Juve Stabia Paganese 1-1, come detto, riposava la Turris. La classifica che chiaramente comanda sempre la Ternana, che ti puoi dare questo? Il Teramo fa mezzo passo avanti dopo la sconfitta contro la Ternana. Contro la Virtus Francavilla finisce 1-1 al termine di una gara in cui i biancorossi concedono troppo nel primo tempo e non riescono poi a rimediare abbastanza nella ripresa. Nel Teramo c'è la sorpresa di Francesco dal primo minuto per sostituire idealmente lo squalificato Ilari, con Costa Ferreira che vince invece il suo ballottaggio con Mungo e con Bombaggi e Pinzauti che tornano titolari. Nella Virtus Francavilla assenza last minute di Nunzella, con Sparandeo che va a farne le veci come tutta fascia a sinistra. La formazione di casa imita il Teramo ed inizia in maniera aggressiva. Dopo neanche un minuto Castorani riceve per un tiro che è comunque facile preda di Lewandowski. Il portiere polacco fa invece quel che può due minuti più tardi. Di Cosmo si inserisce a difesa del Teramo scoperta. Conclude con l'estremo del diavolo che respinge, ma che nulla può sulla ribattuta di Castorani che porta avanti la Virtus Francavilla. I pugliesi giocano un buon primo tempo e sfiorano più volte il raddoppio. All'ottavo ci prova Vasquez ricevendo da Giannotti con girata di testa comoda per Lewandowski. Il primo squillo del Teramo arriva al 24esimo con un tentativo debole di Pinzauti che si spegne a lato non di molto. Al 28esimo è Bombaggi a provarci da calcio di punizione, ma il destro a giro finisce fuori. Al 32esimo, da una palla persa, Vasquez semina la difesa biancorossa. Si porta in area, ma il mancino non è troppo angolato e l'estremo biancorosso ringrazia. Un minuto più tardi è Perez a provarci dagli sviluppi di una punizione, con tentativo deviato in angolo. Dopo gli scampati pericoli, il Teramo torna in avanti. Costa Ferreira trova prima Crispino al 34esimo a respingere il tiro, ma poi fa l'assist per il gol del pari di Di Francesco al secondo centro stagionale dopo la rete nella gara d'esordio contro il Palermo. Siamo appareggiato con il numero 11, Pinzauti.
Torna in campo Lasic ad inizio ripresa, che prende il posto in retroguardia di Piacentini, facendo scalare Diakité a difensore centrale. C'è equilibrio nella prima fase del secondo tempo, con la Virtus che non rinuncia a pressare, ma che rischia dopo il quarto d'ora con una doppia occasione per il Teramo. Come nella prima frazione, Costa Ferreira mette in mezzo per Di Francesco, che sulla deviazione trova però pronto Crispino. L'estremo fa poi gli straordinari anche sulla successiva ribattuta in porta di Lasic, negando il gol al terzino. Il Teramo lamenta anche un presunto tocco di mano in aria, ma il direttore di gara vede invece un fallo, assegnando un calcio di punizione per i padroni di casa. La Virtus prova la reazione con un diagonale di Perez, servito sulla corsa, con palla che finisce al lato. Per il Teramo poco dopo è Arrigoni a provarci da fuori area, con un tiro che trova forse una deviazione provvidenziale in calcio d'angolo. Dal punto di vista delle occasioni, la gara si chiude sostanzialmente qui, con il Diavolo che tenta fino alla fine a trovare la via della vittoria, ma inutilmente. I biancorossi cedono dunque due punti a Ternano e Bari, occupando adesso la terza piazza in classifica. Domenica prossima, per la formazione di Paci, ritorno al Bonolis per ospitare la Vibonese. Eh sì, ci sarà l'impegno interno contro la Vibonese, però oggi, insomma, che partita è stata? Allora, quello che possiamo dire certamente è che le avversarie del Teramo hanno capito che bisogna partire forte, come faceva il Teramo fino a qualche settimana fa. Sì, praticamente la Virtus Francavilla ha studiato la Ternana, mi verrebbe da dire. La Ternana magari ha trovato questa chiave di lettura, di attacco subito al Teramo, di pressione subito al Teramo, come ha fatto il Teramo per un certo numero di gare, portandosi subito in avanti, essendo subito aggressivi dal fischio d'inizio. La Ternana ha fatto vedere che il Teramo soffre questo atteggiamento in fase iniziale, soprattutto in trasferta, e la Virtus Francavilla ha imitato praticamente, anche se con i propri mezzi ben diversi da quelli della Ternana, l'atteggiamento messo in campo una settimana fa dalle Fere. E sotto questo punto di vista il Teramo non è riuscito a pareggiare per gran parte del primo tempo questo atteggiamento, questo approccio dei padroni di casa. Lo ha fatto gradualmente da metà della ripresa in poi, riuscendo poi anche a trovare la via del pareggio, ma rischiando prima di trovare la via del pari anche di subire il 2-0, quindi anche sotto quel punto di vista è stato un po' fortunato il Teramo. Nella ripresa invece si è vista una squadra diversa, quasi il solito Teramo, sia per quanto riguarda manovra, insomma opportunità di portarsi in avanti. Solito Teramo anche nel non riuscire poi a concretizzare certe occasioni, quella di Di Francesco e quelle di Lasic probabilmente, anzi sicuramente, sono le occasioni più nitide. Per il resto c'è stato poco, anche perché magari con l'andare avanti delle partite si nota sempre di più la mancanza di una punta di riferimento anche per quanto riguarda magari risolvere certe partite come quella di oggi, bloccata, difficile, sporca per certi versi, e quindi mancando magari un attaccante un po' che con un po' di malizia riesce a farti vincere la partita, il Teramo ne soffre. Certo, in realtà ecco, questo è stato uno dei leitmotiv del pomeriggio, il gol, perché se torniamo poi tra un po', torniamo anche un po' indietro, rivediamo la costruzione del gol della Virtus Francavilla, è stato un po' un vulnus che si è aperto più e più volte nella retroguardia del Teramo, ovvero Perez che giocava, è vero, come un attaccante, ma portandosi dietro Piacentini e lasciando un buco centrale dove spesso e volentieri i giannotti di Cosmo si sono tuffati dentro. Ecco, a un certo punto, infatti all'inizio della ripresa, Lasic è entrato, ma è entrato per Piacentini, quindi non cambio ruolo su ruolo, ma per dare fisicità con Diakité e anche corsa in zona centrale. Guardate dov'è Perez, guardate dove è Piacentini, praticamente un buco centrale dove si infila Di Cosmo e poi c'è il vantaggio della Virtus Francavilla. Ha sofferto, ha ballato un po' troppo dietro, ecco, sei d'accordo Ania? Sì, ma anche nella ripresa, almeno per una ventina di minuti,
questa è un'altra gara in cui non si vede la stessa compattezza del Teramo che magari eravamo abituati a vedere, cioè la squadra a volte si allunga, magari lascia troppo spazio a centrocampo, e da questo punto di vista, dal punto di vista che hai detto tu di Piacentini, ci sono state magari delle letture errate che poi hanno spinto anche Paci a, appunto a sostituire Piacentini, come confermato dal mister anche poi nel post gara. Cioè non è stata una scelta perché Piacentini aveva problemi fisici, ma perché c'era qualcosa che non andava, e per evitare il secondo gol, che secondo Paci anche sarebbe arrivato continuando in quel modo, è stato inserito l'Asic al posto di Piacentini e fatto scalare Diakité. Da quel punto di vista un po' la difesa è riuscita a porre rimedio. Nella ripresa la Virtus Francavilla ha fatto molto di meno rispetto a quello che ha fatto nel primo tempo, però la sensazione di una retroguardia, comunque di una fase difensiva compatta, anche in questa gara si è avuta poco, ecco, a mio avviso. Assolutamente sì. Tra poco andiamo a sentire Massimo Paci in conferenza stampa, però vi volevo chiedere, secondo voi, innanzitutto Costa Ferreira in 10 secondi, Ania, probabilmente ha riscattato un po' qualche critica di troppo, oggi ha fatto un'ottima partita, sei d'accordo? Beh, Paci ieri neanche in maniera troppo velata gli aveva fatto capire che doveva prendersi delle responsabilità da giocatore importante qual è, secondo me oggi se le prese, ecco, con due assist, anche il tentativo personale. Ma il gol di Di Francesco a che gol assomiglia? Vediamo se in 10 secondi ci arrivate, altrimenti ve lo faccio vedere. Ma è un gol in generale o un gol del Teramo? Un gol del Teramo. Un gol del Teramo. Di quest'anno? Sì. Ve lo non faccio vedere. Ve lo faccio vedere. Maurizio, faglielo vedere. Azione sulla sinistra, pallone dentro di Costa Ferreira e Ilari da una parte, Di Francesco dall'altra, chiudono al centro dell'area di rigore per il gol, che quello di oggi era dell'1-1, quello del 15 novembre era dell'1-0, ed ecco perché avevo iniziato il discorso con Costa Ferreira, perché lì volevo arrivare, questa giocata pallone dietro teso al centro dell'area di rigore, dove di solito c'è sempre l'esterno di destra che allora era Ilario, oggi Ilario era squalificato. Qui ha stretto molto, è venuto anche lui praticamente sulla sinistra, mentre Ilari ha calciato da una fascia centrale tendenza centrodestra. Qui Di Francesco è andato quasi proprio sulla sinistra, ha calciato, tant'è che ha dovuto leggermente incrociare il tiro per fare gol, mentre diciamo Ilari ha leggermente aperto il piatto. Qui proprio è venuto a stringere sul palo, sul lato di Costa Ferreira, è stata una chiusura addirittura più stretta rispetto a quello che ha fatto Ilari, molto bene. Sì, sì, però diciamo che tutto sommato come modello di giocata è l'esterno a sinistra e l'esterno a destra, certo, che va a chiudere suggerimento. Assolutamente. Tra l'altro è anche quello che succede nel secondo tempo, sempre con Costa Ferreira e Di Francesco, quindi evidentemente sono movimenti provati a prescindere dagli uomini. Però su Costa Ferreira volevo aggiungere, io non so chi ha criticato Costa Ferreira, ma Costa Ferreira ha avuto un calo di rendimento con l'arrivo del Covid e un leggero infortunio, e ci sta che possa scendere di livello in quella parentesi, e per il resto secondo me sta giocando un grande campionato, quindi faccio fatica. Penso critiche social soprattutto, sì, ma sono critiche del tutto ingenerose, voglio dire, se un giocatore sta fermo per quei motivi per qualche giorno è chiaro che non può essere al 100% nelle partite successive, però parliamo di un giocatore di un altro livello, un quoziente intellettivo di un altro tenore rispetto alla media. Per chiudere gli episodi particolari, andiamo a vederci l'episodio, l'unico da Moviola, che poi però vedremo che da Moviola non è, perché ad un certo punto nel secondo tempo il Teramo ha protestato, vedete tutti che alzano le mani per questo colpo di testa di Bombaggi, la respinta che i giocatori del Teramo volevano l'arbitro indicasse come di mani, ma in realtà come vedete poi la respinta, almeno a me, sembra con il petto del difensore della Virtus Francavilla, non so se siete d'accordo. Sì, non c'è niente. Forse inganna la mano alta di Castorani, ma insomma non c'è niente. Forse inganna chi sta in campo, ma non c'è niente.
Eh sì, abbiamo chiuso con gli episodi, allora direi di andarci a sentire che cosa hanno detto i due allenatori, Massimo Paci e Bruno Trocini, alla fine della partita del Giovanni Paolo II. I primi 10 minuti loro sono partiti forti, quindi mettiamole in mezzo la verità. Poi dopo però la partita l'abbiamo ripresa direi bene, anzi forse qualcosa di più di bene. Peccato non averla vinta, però secondo me è un buon passo in avanti che la squadra ha fatto. All'inizio del campionato partivamo noi forti, oggi nelle ultime due partite siamo partiti non proprio bene. Ci sta, dobbiamo lavorare per non commettere più questi errori. È importante capire che bisogna approcciare le partite con calma, che non è questione di atteggiamento, è questione proprio di calma, soprattutto quando andiamo fuori casa dobbiamo avere la lucidità e la tranquillità di giocarci le partite sin dal primo minuto. Mancando Ilari, da una parte avevamo Costa Ferrera, dall'altra parte ho preferito un giocatore che attaccasse di più la profondità, perché giocando fuori casa credevo che loro venissero con il baricentro un po' più alto, e quindi io pensavo che ci sarebbero stati maggiori spazi in profondità, quindi ho preferito un giocatore di maggior profondità rispetto al giocatore più tecnico. Ho visto che da quella parte soffrivamo, e quindi avevo la percezione che avremmo preso il secondo gol, e per questo ho fatto quel cambio, che rispostando di Akite centrale e Lasic in fascia abbiamo ritrovato un po' di equilibrio e poi non abbiamo più sofferto. Quindi è stato un cambio perché proprio per prevenire, per evitare di prendere il secondo gol, e è andato bene come cambio. Mi riporto sicuramente il fatto che questa squadra è forte. È un punto importantissimo per noi. So che tutti vorremmo vincere, ma non è sempre facile. E quindi io mi riporto un punto che, scusa, mi riporto una prestazione che secondo me è di alto livello. Ci riportiamo la consapevolezza che questa squadra è forte. Ci riportiamo il fatto che dobbiamo demonizzare questa paura iniziale, soprattutto fuori casa, e dobbiamo capire come demonizzarla, nel senso come avere un giusto approccio anche fuori casa. Quindi mi riporto cose positive, perché la squadra secondo me ha dimostrato di essere una squadra forte, e mi riporto delle situazioni su cui lavorare, e quindi sullo stato d'animo della squadra, perché se a Ternica oggi bisogna ammettere che bisogna lavorare da quel punto di vista. A mente fredda, analizzando la partita, diciamo che abbiamo dominato un tempo per uno. È altrettanto vero che un po' di rammarico c'è, perché il primo tempo penso che meritassimo di finire in vantaggio e di fare almeno un altro gol. Io a memoria così mi vengono in mente almeno 4, 5, 6 situazioni da gol nel primo tempo, e quindi questo è il rammarico. È altrettanto vero che il secondo tempo loro sono venuti fuori benissimo, attaccando con 8 uomini fissi e accettando 2 contro 2 dietro, che in un paio di volte probabilmente potevamo sfruttare meglio. Abbiamo avuto un paio di ripartenze dove potevamo far gol, però onestamente devo dire che il secondo tempo loro hanno spinto tanto, attaccando con tanti uomini, girando palla velocemente, con grande qualità. Parliamo di una squadra che, a parte la partita di Terni, ha preso solo 4 gol in questo inizio di campionato, quindi anche una squadra dal punto di vista difensivo molto organizzata. Questo ci deve anche dare consapevolezza, perché il primo tempo veramente l'abbiamo messo in enorme difficoltà. Queste le parole dei due allenatori. Allora, cominciamo. Dominato un tempo per parte. Io sono d'accordo con Trocini, perché effettivamente il primo tempo, al di là di qualche episodio, è stato tutto appannaggio della Virtus Francavilla. Il secondo tempo di chiara marca Teramo. Ma Aia, volevo tornare sulle parole di Massimo Paci, che anche ieri in conferenza aveva detto: beh, in trasferta ci manca ancora quell'approccio, quella personalità, quella sicurezza. Però non era così fino a qualche settimana fa, perdonami, ma io non mi ricordo che fosse un problema.
No, effettivamente no, quindi magari in queste ultime gare qualcosa dal punto di vista di certezza, di convinzione è venuto un po' a mancare. Non credo che dipenda dai risultati, perché comunque Teramo è attualmente terzo in classifica, quindi la classifica comunque è molto buona, perché si dice spesso che i risultati influenzino ovviamente la consapevolezza personale, la fiducia nei propri mezzi e quant'altro. Forse, non so, ci si aspettava magari un salto di qualità contro la Ternana che non è arrivato, e magari andando un po' avanti mentalmente e tornando poi con i piedi un po' più per terra qualche convinzione si è persa, non lo so, questo magari lo scopriremo nelle prossime trasferte e anche nelle prossime gare casalinghe. Tra l'altro la Vibonese non sarà un cliente facile, anche per quello che ha fatto vedere ieri contro la Ternana. Sarà un avversario semplice sulla carta, tra virgolette, per la classifica, per l'attuale graduatoria, ma non semplice, perché comunque lo ha dimostrato anche ieri, che ha saputo mettere in difficoltà e anche sfiorare la vittoria contro la Ternana. Non so se nel processo di crescita del Teramo non riuscire a risolvere certe gare, certe partite, a non riuscire a trovare con più continuità la via del gol possa implicitamente togliere sicurezza anche alla fase difensiva. Mi spiego, io riesco a segnare poco, io come squadra, a prescindere da che sia il Teramo qualcosa o qualche altra squadra. Se prendo gol ho paura poi di non riuscire a farlo, perché non sono così bravo in fase offensiva, quindi sì, ho anche timore di prendere gol, e di conseguenza si instaura questo gioco, questo cane che si morde la coda. È un processo psicologico un po' particolare in cui il Teramo non deve entrare, ecco, non so se mi sono spiegato. Sì, no, chiarissima, anzi, e infatti volevo girare la questione ad Andrea, perché insomma, per tornare al discorso con cui avevo iniziato, l'approccio iniziale in trasferta, in realtà la prima trasferta è stata a Bari gol dopo 2 minuti, la seconda trasferta è stata a Monopoli gol dopo 2 minuti, poi c'è stata la trasferta di Potenza, quella ripresa nel secondo tempo, ma sostanzialmente in una gara comunque equilibrata. Poi c'è stata la vittoria di Pagani, anche lì non proprio nei primissimi minuti, ma comunque dopo 20 minuti il Teramo era in vantaggio 1-0. Cioè, io fino a 3-4 settimane fa questo approccio in trasferta da migliorare non l'avevo mai sentito. No, è una cosa che sta emergendo negli ultimi tempi, poi lo ripeto ancora una volta, vale per il Teramo e per le avversarie. Approcciare meglio non vuol dire automaticamente fare gol al secondo, terzo, quarto minuto. Quest'anno al Teramo è successo di farlo, così come è capitato di prendere gol a seguito di buoni approcci degli avversari. Però è chiaro che rispetto a quello che si vedeva fino a qualche tempo fa, ora si vedono più le squadre avversarie entrare in campo con una certa grinta e preparazione. Anche il gol che hai fatto rivedere mi ha colpito, sì, l'uscita di Piacentini per seguire Perez, mi ha colpito altresì il taglio del giocatore della Virtus Francavilla, non mi ricordo l'autore del tiro respinto da Lewandowski. Di Cosmo che andava a 100 all'ora, tenuto a stento da uno come Tentardini, che finora davvero non aveva fatto passare un pelo d'aria in questo campionato. Quindi vuol dire questo che, ma è anche inevitabile, è che un po' di quella garra che si è vista fino a poco tempo fa, adesso si fa fatica a metterla in campo da subito. Voglio dire, ci può anche stare quando ti spingi al limite delle tue capacità, ci può stare che puoi mollare per un periodo di tempo. L'importante ora è ridestarsi e cercare di commettere il meno possibile determinati errori. Però ci sono anche gli avversari. Oggi la Virtus Francavilla ha fatto un'ottima partita sul suo campo, evidentemente vedendo la partita di Terni, Trocini avrà detto: qui dobbiamo partire subito forte, perché dobbiamo imporre il nostro ritmo sul nostro campo, e lo hanno fatto. Sono stati sfortunati a non chiudere la partita, e il Teramo bravo a riprenderla con Di Francesco e a quasi vincerla, ma forse sarebbe stato un premio eccessivo. Allora Andrea, ti devo girare questa domanda non ti alterare guardando l'ultima parte del messaggio. Quanti margini di miglioramento ha Di Francesco per le movenze con le proporzioni? Mi sembra uguale a Federico Chiesa, ci scrive Paolo. Ora
Non lo so se nel tuo immaginario di chiesa questo sia un complimento oppure no. Prima di farti rispondere, diamo la buona serata che è appena rientrato da Aprilia al direttore generale della stessa Andrea Masciangelo. Ciao direttore! Ciao, buonasera a tutti. Ben ciao. Visto, proprio praticamente hai appena appoggiato le chiavi della macchina. Sì, solo per te, ma perché sapevo che c'era Ania, se no non l'avrei fatto. Sei arrabbiato un po', sì, siete arrabbiati immagino, 1-3, 3-3, immagino di sì. Arrabbiati parecchio, ma anche per altre cose che poi al limite ti dirò, quindi. Assolutamente. Andrea, vuoi rispondere alla domanda su guarda, la similitudine la posso cogliere per questa tendenza che ha di Francesco un po' a inarcuarsi quando corre e che lo rende simile a Chiesa. Per il resto gli auguro di fare meglio e sicuramente sa fare meglio perché in poche partite ha fatto 2 gol e non vedo in Chiesa queste doti di realizzatore che ho visto in Di Francesco. Chiaramente parliamo di per ora mondi diversi, proporzioni diverse, però nel suo mondo Di Francesco fa gol mentre Chiesa no. Oh, peraltro sapete Di Francesco quando segna? Quando piove. Quando piove! Di Francesco segna quando piove. Prima giornata di campionato con il Palermo pioveva gol, oggi pioveva gol. Ha risposto a questa cosa, ha detto che porta fortuna. Lo ascoltiamo Di Francesco al termine della gara? Lo ascoltiamo. Purtroppo nella seconda occasione il portiere è stato anche bravo, secondo me. Sicuramente avrei potuto dare più forza alla palla, però ho fatto il massimo che in quella circostanza potevo fare. Il mister è stata la prima cosa che ci ha detto nello spogliatoio, il fatto che comunque non siamo partiti bene come succedeva nelle primissime giornate purtroppo, e questo ci ha un po' condizionato perché a differenza nostra loro sono partiti veramente bene, molto, molto meglio di noi sicuramente, e dopo aver preso il primo gol ci siamo tra virgolette svegliati, abbiamo cominciato a fare il nostro gioco e secondo me siamo stati molto bravi a riprenderla perché era una partita complicata questa. Grande merito va a Costa Ferrera che mi ha messo 2 gran palle soltanto da spingere in rete, poi nella prima circostanza diciamo sono stato più bravo che nella seconda, però gran merito va a Pedro che mi ha visto e mi ha servito 2 ottimi palloni. Il mister non l'anticipa mai la formazione, quindi noi non sappiamo mai fino a poche ore dall'inizio della partita chi gioca e chi non gioca. Sinceramente non me l'aspettavo al 100%, c'erano buone possibilità, vista l'assenza anche di Ilari oggi. E quindi dai, non me l'aspettavo e non me l'aspettavo, diciamo, non al 100%. Sono contento di quello che stiamo facendo soprattutto, perché secondo me ogni partita abbiamo fatto buonissime prestazioni, anche oggi non siamo stati brillanti all'inizio, però comunque non era facile. Poi sì, vorrei sempre giocare, sono una persona molto ambiziosa, come ho già detto, però comunque sono contento anche che ci sia tanta concorrenza davanti, perché siamo secondo me in tanti e siamo tutti validi per un posto da titolare, quindi è un ballottaggio continuo che però sicuramente farà crescere tutti. Bravo Di Francesco, secondo gol in campionato, un ragazzo davvero molto interessante. Oh, sono le 20.02, noi dobbiamo andare in pubblicità. Ania, settimana prossima in casa con la Vibonese, ieri l'anticipo con la Ternana ci ha dimostrato che la Vibonese non è affatto una squadra materasso. Esatto, e per insomma quello che ha fatto vedere il Teramo finora in trasferta, magari ci si attende un ritorno del Teramo subito aggressivo nella fase iniziale del match, se è vero che insomma si soffre da qualche gara evidentemente l'approccio lontano dal Bonols. Non sarà una gara semplice, la buona notizia è che tornerà Ilari, che è l'unico che finora ha dimostrato appunto di saper far vincere gare sporche come è stato a Pagani, oltre che essere capocannoniere del Teramo. Quindi è una buona notizia, ma ovviamente servirà anche un ritorno alla vittoria per continuare a stare nella parte alta della classifica, dove il Teramo sta dimostrando di poter stare. Vuoi salutare Andrea Masciangelo? Un saluto, direttore. Ciao Ania, sempre un piacere. Va bene, noi ci vediamo martedì, perché nonostante ci siano altre cose in ballo, saremo come sempre in diretta martedì per
Pro Teramo in diretta alle 21, quindi con altro che si starà giocando, poi a fine corsa vedremo come sarà andata a finire. Occhio non vede, cuore non duole. Grazie Ania per essere stata a te, grazie a voi per essere stata con ciao, noi. Ciao Ania. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, poi parliamo della Vastese, a tra poco. Eccoci rientrati, chiudiamo la parentesi di Serie C, apriamo quella di Serie D. Prima però, perché mancava da qualche settimana, c'era stata la sosta per le nazionali. Andrea, andiamo a vedere un po' l'aggiornamento del mio fantacalcio, vediamo un po' se ti piace la formazione di questa settimana. 4-4-2, avevo tutti gli attaccanti fuori, Musso tra i pali, ha preso un gol, però insomma è andato bene. Mancini deve giocare, Di Marco è andato bene, Atebore è andato malissimo, male, 5 e mezzo, De Vrij, Scouten, De Paul ottimo, assist, Zielinski, Amrabat e poi Roberto Insigne, che insomma è stato ammonito nel finale e poteva anche risparmiarselo, è un assist per Lautaro Martinez, forse a 67-68 ci arrivo. Ah, che dici? L'Udinese? Mi trovo a 51. Beh, potresti arrivarci, però insomma è un punteggio molto basso, non disastroso ma basso. Basso. Non c'è molto. Purtroppo avevo 4 attaccanti infortunati, 4 attaccanti fuori, De Vrij, Lasagna, Osimhen e Kalinic, tutti fuori. Quindi pazzesco. Come Oddo, non hai gli attaccanti e non fai i risultati. Pazzesco, vediamo gli attaccanti, uno era oggi stratosferico, avrebbe preso più 9, ovvero Bernardi della Vastese, direttore. Vi facciamo rivedere innanzitutto il servizio della partita con la tripletta di Bernardi, che non è bastata però purtroppo alla Vastese per vincere ad Aprilia, il servizio di Paolo Renzetti. Beffa per la Vastese ad Aprilia con i biancorossi in vantaggio fino a 6 minuti dal termine per 3-1 e poi raggiunti nel recupero sul 3-3 dei laziali in un finale a dir poco concitato con la Vastese che era rimasta in 10 uomini. 2 punti persi per la squadra del presidente Bolami, che deve recitare soprattutto il mea culpa per aver gettato alle ortiche un successo che sembrava quasi in cassaforte. Prima emozione al 7° minuto con una punizione di Obodo dei 30 metri per la formazione ospite, con la spinta difettosa di Manasse prima del fallo ai suoi danni. Gara subito combattuta con molto gioco a centrocampo e molti falli. Al 17° Calabrese cade in area laziale dopo un contatto con un giocatore avversario e con il direttore di gara Gai Di Carbonia, che con ampi gesti dice di proseguire. Al 20° si infortuna per la Vastese Obodo, che deve lasciare il campo a luogo luso. Al 22° la formazione abruzzese passa in vantaggio con Bernardi, che su cross dalla sinistra porta praticamente vuota, mette alle spalle del portiere di casa, festeggia con i compagni l'avanti aragonese, bravo a farsi trovare pronto all'appuntamento con il gol. L'Aprilia non ci sta e si spinge subito in avanti senza però riuscire a pungere, e così al 32° arriva puntuale il raddoppio aragonese con Bernardi, questa volta di testa a regalare alla sua squadra il raddoppio. Si mette in discesa il match del Quinto Ricci per la squadra di Massimo Silva, brava anche a non correre praticamente rischi. La formazione laziale accusa il colpo del doppio svantaggio e così si arriva alla fine del primo tempo senza altri acuti. Nella ripresa c'è un avvio morbido degli abruzzesi, che al 6° subiscono così il gol della formazione di casa ad opera di Aglietti, e con un raso terra dalla destra beffa Abazi, segnando così il gol del 2-1 che riapre la partita. Si rianima la formazione di casa prima di essere però gelata all'11° quando Bernardi approfitta di un buco della difesa laziale andando a segnare il gol del 3-1. Festeggia la tripletta il 19enne giocatore riminese, autore di una grande gara. Gli abruzzesi non mollano la presa tenendo botta agli attacchi degli arancioni di Galluzzo. Al 18° standing ovation per Bernardi sostituito da Sorgente. Poco dopo però la Vastese resta in 10 per il secondo giallo a Valeri, e l'inferiorità numerica costerà cara poi alla formazione del presidente Bolami. L'Aprilia spinge senza creare grosse occasioni, con la squadra di Silva che non corre rischi, trovando anzi al 38° una buona opportunità con Di Filippo, che in area su rovesciata mette il pallone di poco sopra la traversa. Poi il finale che non ti aspetti, con il 2-3 di De Marco che approfitta di una ingenuità della difesa aragonese, e poi nel concitato finale, prima l'espulsione al 43° di Esposito per l'Aprilia che rimette la parità numerica in campo tra i giocatori delle due squadre, e poi il gol di Ruben Oliveira al 91° su punizione per il 3-3 finale, che per la formazione abruzzese sarà davvero di beffa.
pareggio beffardo, possiamo dire, a 6 minuti dal termine la Vastese conduceva per 3-1, poi cosa è accaduto in quei minuti finali? Beh, eravamo comunque già da un po' in uno in meno, però effettivamente aveva fatto una grande partita e lì dopo bastano due palle inattive, una disattenzione, due disattenzioni e butti una partita già vinta. C'è molta delusione, anche se devo fare un plauso ai miei ragazzi per la bella partita fatta. Certo, ci sono questi errori, un po' di gioventù, un po' di inesperienza, come quello che si è fatto espellere a 80 metri dalla nostra porta. Tra l'altro in tribuna non ce ne eravamo neanche accorti. Già ammonito, quindi è un peccato, mi dispiace per i ragazzi, devo ammettere anche la caparbia reazione dell'Aprilia, però la colpa è la nostra. E tra l'altro oggi c'è stata una grande giornata per Bernardi, 3 gol per il giocatore su cui lei punta tanto, lo voleva far giocare già nelle precedenti esibizioni, oggi ha creduto in questo ragazzo, esatto, l'ha fatto giocare dall'inizio. Esatto, ho avuto questa intuizione in settimana dove lui aveva fatto allenamenti strepitosi, quindi addirittura abbiamo giocato con 5 under proprio per mettere lui, ma ha avuto grande fiducia, ha ripagato la grandissima e era la prima volta anche, ma mi sa che sono i primi gol che fa a un certo livello. Sono molto contento per lui, però ecco, ora è un momento, c'è molta delusione perché abbiamo le capacità per poter stare anche più in alto, ma in 2 partite, prendendo pochissimi tiri, abbiamo preso 5 gol. C'è un po' di scoramento nello spogliatoio? Beh, in questo momento mi sembra anche giusto, parlando poco, un po' di scoramento, però appunto bisogna lavorare un po' sulla testa, soprattutto dei ragazzi, che devono avere ancora più fiducia nei propri mezzi, anche se hanno dimostrato purtroppo anche un bel calcio, ma visto il risultato dopo c'è delusione. Domenica prossima usiamo il condizionale, si dovrebbe tornare in campo per riprendere la giornata regolare di campionato, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. Sì, non ci sono comunicazioni ufficiali, noi dovevamo andare ancora fuori casa, però ho letto qualcosa sul protocollo nuovo, vediamo se è attuabile. Protocollo costoso per le società. Però pare che dicono se si fa il tampone quello rapido non è costosissimo, se poi anche la federazione, come ho letto, verrà incontro su queste spese, quindi io spero che si possa continuare, ecco, da subito. Sì, insomma, è sperato, sappiamo il calcio, insomma, fino all'ultimo. Complimenti alla Vastese, sia noi che la Vastese avevamo 5 under in campo. Sentivo prima il mister giustamente che sottolineava 3-2001 per quanto riguarda la Vastese, e anche noi abbiamo 5 under, quindi bene così, insomma, finché ci sono under in campo vuol dire che siamo sulla strada giusta. Noi per quanto riguarda ci prendiamo il punto, e rimane una prestazione di tipo mentale da andare a rivedere, perché sotto aspetto tecnico-tattico in queste partite, a parte oggi il primo tempo, fino a certe situazioni, a certi episodi, siamo anche soddisfatti, ma l'aspetto mentale è da rivedere sicuramente. Allora, direttore, abbiamo sentito le parole di Massimo Silva, poi rivedremo anche alcuni episodi da Moviola, però insomma un po' di scoramento c'è, perché effettivamente 2 partite contro l'Agnonese in casa, contro l'Aprilia oggi, che sulla carta non erano impossibili, 5 reti, solo 2 punti, sanno un po' di 2 occasioni mancate. Sì, ma infatti è quello, più che delusione c'è anche rabbia, perché la squadra ha dimostrato il suo valore. Quindi abbiamo ripreso anche in questa fase di recuperi dopo la vittoria col Pineto, abbiamo fatto 2 grandi partite, diciamo. Domenica scorsa io
non penalizzerei più di tanto, perché comunque sei passato in svantaggio sul rigore quasi inesistente, hai preso subito il secondo gol e se andiamo pure a rivedere è stato bravissimo l'attaccante dell'Agnonese, quindi poi la squadra ha reagito. Però oggi c'è delusione, ma c'è nello stesso tempo rabbia, perché la squadra ha fatto una grandissima prestazione, quindi c'è la rabbia che loro devono credere di più nei loro mezzi, come ha detto anche il mister, perché è una squadra che secondo me può togliere delle soddisfazioni. Non si possono buttare partite così, perché mi hai fatto rivedere i gol, e quindi sale ancora di più sia la delusione che la rabbia, perché abbiamo preso dei gol evitabili per errori nostri, soprattutto di attenzione, così come l'espulsione. Cioè la squadra ha fatto una grandissima partita, siamo contenti. Anche il fatto di Bernardi è un esempio che la squadra lavora tutto un gruppo unito, che tutti hanno la possibilità di mettersi in mostra. Però c'è rammarico, perché oggi abbiamo veramente buttato una grande prestazione, una grande partita e due punti in classifica che fanno sì di lavorare sicuramente in settimana con un entusiasmo diverso. Eh sì, questo è vero. Vediamo alcuni episodi da Moviola. Partiamo dal primo. È un rigore che chiede proprio la Vastese nel primo tempo per un probabile fallo su Calabrese. A mio avviso non c'è il calcio di rigore. Non so, Andrea, se tu hai un'opinione differente. Mi sembra un contatto... No, mi è bastato vedere la reazione di Calabrese per capire che non c'era nulla e che si è buttato. Andiamo al secondo episodio da Moviola, ovvero l'espulsione di Valeri al 20° del secondo tempo, già ammonito, c'è questa palla in uscita, direttore, forse un'ingenuità del ragazzo, una palla molto molto lontana dalla porta... No, un'ingenuità perché comunque stai sulla metà campo loro, quindi non poteva fare assolutamente niente, ma quando tu sei in vantaggio devi solo gestire la partita, quindi anche in questi episodi avevi l'attenzione mentale di accorciare e fermarti, poi tanto lui poteva solo scaricare palla. Ma ripeto, anche su altre situazioni è mancata manca l'autostima di credere in quello che possiamo fare. La Vastese oggi ha 8 punti, avrebbe potuto avere, non ci scordiamo della prima Rieti, dove è stata tipo una prestazione come oggi, grande partita, rigore sbagliato, 2-3 occasioni, però torni con un pareggio. Quindi noi in questo percorso, nonostante quello che ci è accaduto, abbiamo perso minimo 4 punti ed è diverso, perché comunque la società può lavorare con un entusiasmo diverso, visto anche i momenti. Perché poi, Jacopo, se mi permetti, è successo stanotte qualcosa di indescrivibile, dove la società Vastese domani si metterà subito al lavoro per cercare di capire quello che è accaduto stanotte, perché stanotte alle 2 c'è piombata la polizia in hotel, hanno voluto i certificati di 4 nominativi che erano stati positivi con i loro documenti, premendo con forza che volevano svegliare i ragazzi. Quindi qualcosa di assurdo. Devo ringraziare tutto lo staff dirigenziale, quindi dal mio segretario al team manager, ero anche io presente in hotel, perché sono stati bravi, intelligenti. Poi la Vastese ha operato con la massima correttezza e con la massima chiarezza, però piombarti alle 2 di notte in hotel chiedendoti i certificati e volendo svegliare i ragazzi, qua siamo arrivati veramente a qualcosa di indescrivibile. Per poi come è stata risolta? Motivo? È stata risolta che noi siamo pienamente in regola, quindi i ragazzi non sono stati svegliati, perché il mio segretario è un bravissimo segretario professionale, ha fornito tutta la documentazione alla polizia e non vedevo il perché di svegliare i ragazzi, quindi l'abbiamo risolta noi dirigenti. Però domani ci attiveremo, perché se questa è la procedura, non penso che a tutte le società piombano alle 2 di notte la polizia per chiedere i certificati di guarigione. Sulla stampa potete, voi stessi avete visto che Altobelli era in dubbio, perché Altobelli con la squadra non è venuto, è arrivata la risposta della sua negatività dopo, mi sembra che ha fatto 8 tamponi tra le 9, e stamattina Altobelli è partito con la sua macchina insieme a un dirigente ed è venuto all'hotel. Cioè la Vastese ha operato con la massima chiarezza, lucidità e professionalità e siamo usciti da una situazione veramente drastica. E vederti poi che la polizia arriva, oppure vederti che domani noi riniziamo il lavoro e non abbiamo una chiarezza da parte della Lega che cosa si fa e che cosa non si fa. Certo. Andrea, volevi... Intanto diamo la buona serata, probabilmente mi sente, a Davide Salvatori, difensore del Pireto. Ciao Davide.
Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, ben rivisto, ben risentito. Insomma, Andrea, anche Davide, avete sentito un po' questa cosa che io devo dire la verità, non sapevo, il direttore sta dicendo in questo momento, non eravamo d'accordo, non ne sapevo assolutamente niente. Andrea, volevi fare una domanda su questa questione? No, volevo capire il motivo, ma poi lo ha spiegato. Ecco, siccome sentiamo tante voci, indiscrezioni, ma al momento non c'è nulla di concreto e in teoria da comunicato domenica prossima si riparte, e cosa sapete voi come società? Cioè, avete una data in settimana di riferimento entro la quale questo benedetto protocollo sarà validato e ufficializzato, perché poi voi dovete lavorare sulla base di quel protocollo per giocare più regolarmente di quanto accaduto finora? Andrea, ci sono ipotesi, i giorni non li sappiamo, ipotesi. Noi sappiamo solo che martedì riprendiamo gli allenamenti e ho convocato i giocatori martedì mattina per forse abbiamo qualche problema nel collegamento, vedremo se tra un po' lo riusciremo a recuperare. Sì, l'abbiamo recuperato. Direttore, puoi continuare. Ti avevamo perso. Sì. Tu hai convocato, no, i giocatori, convocato i giocatori per martedì mattina. Sì, per martedì mattina per fare i tamponi, ma è una nostra precauzione, ma non abbiamo nessuna nota. Ci auguriamo che domani, dopodomani, ci diano delle delucidazioni, perché da quello che è uscito dovremmo fare i tamponi prima della partita. Noi andiamo a Castelfidardo, quindi partenza il sabato, ci facessero sapere loro. Noi sappiamo solo che stiamo dando il massimo da tutti i punti di vista. Abbiamo dimostrato oggi anche alle forze dell'ordine che curiamo ogni minimo particolare, ma penso come tutte le società, perché la tutela della salute nostra, dei familiari, dei componenti e anche di dove andiamo ospiti, perché oggi siamo stati ospitati benissimo, con mascherine, distanziamenti, due uscite per tutte e due le squadre distanziati, cioè professionalità vera. Adesso quindi scusami Andrea, avete dovuto dimostrare alla polizia la notte scorsa che sì, quei tesserati certificato che di guarigione, che avevano il certificato di negatività sostanzialmente, okay, di negatività e guarigione della ASL. Abbiamo perso di nuovo, però insomma abbiamo scoperto insomma un caso adesso appena abbiamo il direttore, abbiamo di nuovo il direttore in collegamento, magari lo facciamo concludere. Non so se abbiamo Davide che mi sente invece in collegamento. Davide, non so se hai sentito, quanta parte hai sentito di questo intervento del direttore generale della Vastese Andrea Masciangio, che ha detto insomma stanotte alle 2 è arrivata la polizia, volevano i certificati, volevano svegliare la squadra. Ecco, si vive, i giocatori si vive in una maniera in cui non penso che mai avete vissuto. No, sicuramente sì, è una situazione difficile, particolare, però dobbiamo essere forti e dobbiamo cercare di capire il momento e di viverlo così com'è, ecco. Non è facile, però dobbiamo imparare a conviverci. Assolutamente. Come si vivono queste settimane in cui calcio non ce n'è? È difficile, complicato, perché che comunque non siamo abituati a non giocare, a stare fermi. È vero che possiamo allenarci, però allenarti senza giocare la domenica, senza avere un obiettivo la domenica, non è semplice, ecco, sia psicologicamente ma anche fisicamente, perché comunque il miglior allenamento per un calciatore è la partita, quindi se diverse partite non giochi, comunque la condizione fisica un pochino ne risente. Però dai, cerchiamo di conviverci in questa situazione, di andare avanti e di fare il meglio possibile. Tra poco Davide torniamo da te, però abbiamo il direttore a cui facciamo concludere il discorso sul fatto che avete dovuto produrre il certificato della ASL, vero? Sì, di guarigione della ASL. Poi la cosa strana è che sono venuti con determinati nominativi.
perché noi avevamo anche, ripeto, Altobelli che era ancora in dubbio e altri che abbiamo avuto di positivi che sono guariti in settimana, sono venuti solo con 4 nominativi. Quindi però noi domani procederemo come società agli organi competenti a chiedere spiegazioni, perché poi alla fine solo quello chiederemo, non è che... Però mi sembra una cosa assurda, ecco, per quello che è il momento. Andrea, scusami, circa i costi da sostenere in più che si potrebbero stimare in base a queste indiscrezioni che sono uscite, non so se avete pianificato una sorta di extra budget, se c'è da pianificare, perché ci saranno dei costi da sostenere, non penso che il comitato rimborserà tutto, anzi forse rimborserà una minima parte. Ma i costi sono altissimi, perché se dobbiamo fare il tampone prima della gara e poi quello dell'inizio allenamento, quindi noi abbiamo 2 a settimana, fa il calcolo di un costo di un tampone rapido, se loro ci danno delle direttive di convenzione è una cosa, altrimenti lo puoi trovare a prezzi, dipende cosa intendono anche per tampone rapido. Siamo 40 persone perché la lista è da 40, quindi 80 a settimana, 80 tamponi a settimana per magari 30 euro per altre 30, 31, 32 giornate. Quindi possiamo andare avanti noi presidenti, le società possono andare avanti con una formula del genere senza aiuto, o magari loro bonificano, però dico io sul fatto di... Un conto su 32 giornate sono 76.800 euro. Praticamente è quasi il costo di gestione di un campionato. Per quanto riguarda il parco giocatori, quindi dovremmo togliere i giocatori per pagare i tamponi, ma non è questo, è che non sono chiari neanche loro, perché alla fine tu i tamponi, se fai delle convenzioni, dai delle agevolazioni alle società e per la salute di noi stessi, ma non puoi buttare lì 2 righe, non chiarire, e stiamo a 7 giorni dalla partita e non sappiamo come comportarci. Sì. Quindi noi alla fine queste spese comunque in parte le abbiamo già sostenute, perché noi dal ritiro stiamo effettuando dei tamponi. È chiaro che adesso, con la situazione anche che abbiamo avuto dei positivi, ogni 3 giorni molti giocatori sempre sostenuti a tamponi, quindi noi le spese le abbiamo affrontate per andare avanti. Quindi da parte delle società la volontà è massima anche nell'affrontare una determinata spesa. Ma uno, veniteci in gronda, ma soprattutto chiarezza, perché non si può arrivare a 7 giorni dall'inizio del campionato dove le squadre stanno facendo il massimo, lavorando, e non si sa come andare avanti. Certo. Direttore, io ti ringrazio anche per insomma questa notizia che ci hai dato. Certamente avremmo voluta un'indiscrezione positiva, questa tanto positiva non è, però l'importante è che poi sia andato tutto per il verso giusto. Grazie direttore. Tutto bene, grazie. Buona a voi serata. E un saluto a tutti. Grazie. Buona domenica, grazie per essere stato con noi. Davide, io anche da te volevo venire, poi parleremo un po' più, 5 minuti anche della situazione proprio legata al vostro campionato, al campionato del Pireto. Però voi giocatori con un nuovo protocollo che presupponga tamponi rapidi anche a ridosso della partita, un po' come tra i professionisti, vi sentite un po' più tutelati, come la vedete? Ma sicuramente sì, qualcosa da fare c'è, cioè nel senso, un nuovo protocollo ci vuole assolutamente, perché altrimenti comunque il rischio c'è, quindi qualcosa c'è da fare. Il problema, come diceva il direttore prima, sono i costi che... i costi che andranno a affrontare le società, ecco, questo è un problema, però per noi giocatori è normale che ci sentiamo più tutelati, ecco. Certo. Eh sì, noi ci fermiamo per la pubblicità. Davide, attendici giusto qualche minuto, devo andare in pubblicità assolutamente, poi rientriamo e parliamo con te anche del proseguo del campionato del Pineto, tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Allora, torno da Davide Salvatore, a cui chiedo, Davide, la vostra ultima partita, tra un po' vedremo anche le immagini, è datata 1 novembre. Tornerete, se tutto va bene, e noi ci auguriamo di sì, domenica 6 dicembre, 1 mese e 5 giorni dopo. Con non avendo disputato, a parte quello con la Recanatese, praticamente recuperi, è un campionato, come si può definire questo campionato per molte squadre, quelle che non hanno continuato a giocare, poi che non hanno avuto recuperi?
È un campionato difficile perché ripeto, mentalmente è difficile allenarti e non giocare la domenica. Fisicamente comunque dopo un mese magari che non giochi, un po' il ritmo partita vuoi non vuoi, un pochino lo puoi perdere, ecco. Però noi alla fine ci siamo allenati sempre bene, sempre con grande voglia, e non vediamo l'ora di tornare in campo, ecco. Quindi speriamo, ecco, che domenica si riparta, che non ci siano novità da questo punto di vista, perché non vediamo l'ora. Peraltro, ammesso che si torni a giocare, Davide, vediamo la classifica, tra un po' vedremo la classifica, ci sarà un po' da rimontare per il Pineto, che è a quota 8 insieme alla Vastese, al Castelfidardo e al Fiuggi. Ci sarà da correre, perché è vero che sono state ferme quasi tutte, però è anche vero che sono 6 punti da una vetta dove oggi la Recanatese ha agganciato il Notaresco. Sì, sì, sicuramente sì. Siamo partiti magari non benissimo, forse sulla carta meritavamo qualcosina in più visto le prestazioni che abbiamo fatto, perché secondo me, a parte la sconfitta di Vasto dove magari non abbiamo fatto una grandissima partita, le altre partite le abbiamo fatte bene e forse meritavamo qualcosina in più. Però ecco, i punti sono questi, quindi c'è da, come hai detto tu, da iniziare a pedalare e da iniziare a fare punti, perché comunque è vero che non siamo lontani, però è anche vero, ecco, che già da domenica dobbiamo cercare di portare a casa i 3 punti. E il calendario vi mette davanti non solo un derby, ma contro il Giulianova, che è fanalino di coda e che ha bisogno assoluto di punti per uscire da quella zona caldissima di classifica. Sì, infatti sarà una partita difficile perché Giulianova viene da un periodo molto difficile, quindi sicuramente ci darà battaglia, però ecco, anche noi veniamo da un periodo così dove non possiamo più sbagliare, quindi sarà una partita difficile, ripeto, speriamo di tornare alla vittoria. Assolutamente. Oh, peraltro Andrea, prima di farti fare una domanda a Davide, giustamente mi segnalavi, io l'avevo, mentre dicevo la frase mi sono ricordato, e poi il Pineto in effetti il recupero il 4 novembre con la Recanatese lo ha giocato, ma molto vicino alla partita che abbiamo visto, quella di Tolentino. Di fatto è un mese pieno, comunque poco cambia, questione davvero di 3 giorni di differenza. Volevi fare una domanda a Davide, che vede peraltro la sua ex squadra, il suo ex Notaresco in vetta alla classifica. Sì, sì, e io penso che questo sarà comunque un tema della stagione, perché Pineto e Notaresco sono le due squadre più attrezzate tra le abruzzesi. Poi c'è il Castelnuovo che è lì in alto e ha iniziato alla grande, però se parliamo di squadre attrezzate alla lunga per competere per il vertice, Notaresco e Pineto sono le due squadre che dovrebbero fare quel tipo di campionato. Ecco Davide, cosa manca poi a questo Pineto? Ok, magari mi direi che è presto, solo 6 giornate disputate, peraltro in queste condizioni, ma che margine c'è di miglioramento per questa squadra? Perché prima o poi spero, appunto per il Pineto, che possiate ingranare e fare risultati che sono consoni alla forza della società e del gruppo. Ma guarda, per me questa squadra è molto forte, ha veramente grandi margini di miglioramento. Forse nel calcio i numeri contano, quindi se andiamo a vedere i numeri di questa squadra, forse in queste prime giornate abbiamo trovato poco la via del gol, però credo che forse sia mancato un pochino quello, però stiamo lavorando per migliorare sotto questo aspetto e sono sicuro che lo risolveremo, ecco. Il presidente che input vi manda, vi lancia, presidente Brocco?
Ma il presidente è molto positivo, è una persona molto positiva, quindi ci dà sempre una grossa mano e ci fa stare molto tranquilli. Ecco, quindi questo, sotto questo punto di vista, veramente è una persona eccezionale. Ecco. Davide, io ti ringrazio per essere stato con noi, averci fatto compagnia in un momento in cui, come dicevamo prima, calcio non ce n'è, almeno per quanto vi riguarda. Speriamo di rivederci settimana prossima, che magari non solo con il Pineto, anche con tutte le altre nostre squadre. Vuol dire che saremo sulla via d'uscita più o meno, dai. Bocca al lupo, Davide. Speriamo, crepi il lupo. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie, grazie a Davide. Ciao, Salvatori. Davide. Grazie ovviamente anche al Pineto. Che ce l'ho messo a disposizione. Andrea, oggi c'era anche un altro recupero, vero? Sì. Prima sì, abbiamo sì. parlato della Recanatese. Sì, che ha fatto un sol boccone il Rieti, partita senza storie, abbiamo anche il servizio, ci sono le interviste, quindi poi possiamo vedere le immagini salienti. Insomma, la Recanatese anche lei è una protagonista annunciata di questo campionato. Tra l'altro l'ho vista abbastanza bene proprio nella partita di Pineto. Il Pineto ha avuto delle occasioni importanti, un paio nel primo tempo, poi però la solidità della Recanatese è venuta fuori, e oggi Giampaolo parlava proprio di questo aspetto, perché anche lui sottolineava che la Recanatese non giocava da quasi un mese e non era facile trovare le misure in campo, e invece poi lui è molto soddisfatto della prova dei suoi. Ci andiamo a vedere il servizio. Recanatese batte Rieti. Servizio e interviste. Al Nicola Tubaldi di Recanati va in scena il recupero della sesta giornata di campionato tra i padroni di casa della Recanatese e il Rieti. I giallorossi tornano in campo dopo l'altro recupero giocato a Pineto lo scorso 4 novembre. I laziali, invece, addirittura a distanza di ben 40 giorni quando vennero sconfitti al Vasto Girardi per 1-0. Vittoria eloquente per gli uomini di Giampaolo per un 3-0 che poteva essere anche più ampio, mentre Rieti deve mangiarsi le mani per non aver concretizzato le occasioni avute e che avrebbero reso meno scontate successo per i padroni di casa. Prima dell'inizio, minuto di raccoglimento per la scomparsa di Diego Armando Maradona, poi pronti via ed è subito gol. Sono trascorsi 80 secondi che la Recanatese passa, discesa lungo l'auto sinistro di Liguori che crossa in mezzo dove rompe Sinigagliesi che mette dentro una respina su un colpo di testa di Pezzotti. I giallorossi hanno subito la strada spianata e al settimo hanno l'occasione per raddoppiare, con Pera che si invola verso la porta e, defilato, tira, il pallone sfila sul fondo. Al 17° si vedono i laziali con Zona che crossa in mezzo dove pesca Fioretti che si gira e calcia fuori da buona posizione. Al 26° Pera si trova tu per tu con Saglietti che respinge il tiro del numero 7 e poi Gomez perde il tempo per tirare e l'azione sfuma. Al 31° si materializza il raddoppio, perentoria discesa di sbaffo che scambia con Pera e fredda Saglietti. Tutto troppo facile per i padroni di casa, che però al 34° rischiano grosso, con una conclusione a colpo sicuro di Tirelli che trova De Chirico bravo alla respinta. Si chiude qui, dal punto di vista delle azioni, la prima frazione di gioco. Nella ripresa, Mister Campolo cerca di cambiare l'inerzia del match inserendo uno dei nuovi acquisti, Brumat, ed infatti il Rieti rientra con maggior piglio, ma al 13° subisce la mazzata. Liguori giostra lungo l'out destro e crossa. Orchi, nel tentativo di anticipare Pera, infila la propria porta con Saglietti che non riesce a salvare. Sul 3-0 la Recanatese gioca sul velluto e colleziona altre occasioni. Poi, però, pecca di concentrazione e sulla leggerezza di Ferrante va a riserve Fioretti che davanti alla porta spara fuori. L'ultima occasione ce l'ha ancora Rieti, ancora con Fioretti che conclude la sua giornata no spedendo sul fondo da 0 metri un colpo di testa troppo difficile da sbagliare. È festa Recanatese che con questi 3 punti aggancia il notaresco in testa alla classifica, mentre per i laziali c'è davvero molto da lavorare. Che siamo partiti con il piglio giusto, il primo gol è stato molto bello perché non so, abbiamo fatto 18-19 passaggi e abbiamo fatto gol. La partita è stata giocata bene dai ragazzi, non era assolutamente facile perché dopo 20 giorni è normale che perdi un po' il ritmo della partita, per cui la squadra ha risposto alla grande, questo perché
l'avevo anche intuito, perché in questi 20 giorni dove non ci siamo allenati abbiamo dei ragazzi che hanno grande spirito di professionalità, per cui trascinano tutto il gruppo a non mollare mai, e oggi è stata fatta una prestazione sotto questo punto di vista ad alto livello. Sì, purtroppo l'allenamento è importante, però poi il giocatore deve sfogare durante la partita, e loro, guardandoli anche prima dell'ingresso in campo, avevano una grande voglia di fare bene, di giocare, infatti siamo partiti benissimo. L'unica pecca, diciamo così, se vogliamo trovare un difetto, è che nella gestione sul 3-0 forse potevamo gestirla un po' meglio. Prendere gol dopo un minuto qui a Recanati è un qualcosa comunque di non bello. C'è tanto da lavorare, bisogna mettersi sotto il lavoro, che l'unica cosa che io conosco per poter sempre andare meglio è cercare il lavoro, 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 e questo sì. Poi è normale, abbiamo incontrato una grande squadra, in condizioni più di noi sicuramente, e nulla, fatto sta, sono molto più bravi di noi ad oggi, per cui bisognerà tanto lavorare, questo dico io. A me non piace mettere alibi, perché purtroppo siamo sempre abituati a dare colpa a qualcosa o a qualcuno. Allora è da rimboccarsi le maniche, lavorare, a prescindere se il proprietario cambierà o meno. Noi dobbiamo avere, scusatemi il termine, le palle di lavorare sul campo, fare solo ed esclusivamente i calciatori, staff tecnico e quant'altro, senza pensare a tutto quello che accade esternamente. Se continuiamo a pensare a quello che succede esternamente sarà sempre complicato, a prescindere dai giocatori che verranno, che non verranno. Dobbiamo avere l'orgoglio di risalire immediatamente attraverso l'unico fattore che conosco, che è il lavoro. Queste le interviste di Recanatese Rieti, fa un po' specie sentire frasi tipiche di un allenatore, poi vedi Campolo, vero Andrea, a cui veramente manca solo una band alle spalle, una band reggae. Comunque va bene, è un personaggio che ci farà piacere magari scoprire più da vicino quando giocherà contro. Tra l'altro, chissà se resterà sulla panchina di Rieti, perché leggo di un cambio di proprietà imminente a Rieti, un cambio di proprietà che dovrebbe arrivare tra qualche settimana, quindi magari ci sarà un programma di rilancio, non so se Campolo farà parte di questo programma di rilancio, se si vuole aiutare però deve fare qualche risultato prima di arrivare al closing, al cambio di proprietà, altrimenti sarà difficile, però ci è simpatico, questo possiamo dire. Diamo la buona serata a Stefano Recanati, ciao Stefano! Buonasera a tutti, ciao. Allora, perché visto che abbiamo parlato di squadre di vertice, con te che segui quotidianamente il Castelnuovo, vogliamo sapere anche da te, ammesso che si torni a giocare, che Castelnuovo ritroveremo domenica prossima, dopo tanto tempo. Insomma, è una delle squadre che non ha recuperato, l'ultima partita è col Monte Giorgio. Credo un Castelnuovo da scoprire, come lo era all'inizio del campionato. È un mese che non giocano, è un mese che si allenano in campo con partitelle. La fortuna ha voluto, anche la bravura credo della società e la serietà dei ragazzi, che non ci siano stati casi di positività all'interno del gruppo squadra Castelnuovo, quindi si sono allenati sempre in gruppo, tutti al completo, con qualche acciacco che si porta all'inizio dall'inizio della stagione, però credo che anche questo sarà un Castelnuovo da riscoprire, perché sì, viene da una vittoria roboante contro il Monte Giorgio, ma sarà sicuramente un nuovo campionato anche per loro. Senti, in questi giorni hai parlato con qualcuno di Fabio, dirigenti e quant'altro? Quali sono le... Sì, le sensazioni sono quelle che... già da domenica si potrebbe tornare a giocare, loro ne sono anche convinti, vi dico la verità, però c'è sempre da capire questo protocollo, ne parlava anche il direttore della Vastese, questo è il punto interrogativo adesso più grande sul campionato di quarta serie. C'è un po' il timore, secondo te potrebbe essere un rischio che l'abbrivio prima della pausa forzata possa essere perduto oppure no?
E questo dipende dal mister, dipende dal mister, dai direttori, dai dirigenti, da come ha lavorato sui ragazzi, si è lavorato solo dal punto di vista del gioco e fisico, ma anche, o anche dal punto di vista mentale, perché comunque stare fermi un mese non è facile. Quindi se si è stati bravi a lavorare anche sul fattore mentale dei giocatori, di riportare anche nella semplice partitella l'intensità e l'agonismo della domenica, penso che possiamo ritrovare un Castelnuovo come lo abbiamo lasciato. Vediamo un attimo la classifica, perché insomma, per vedere dove ci eravamo lasciati davvero, davvero un bel po' di tempo fa, sono scomparsi tutti quegli asterischi, qualcuno ancora ne manca, per esempio Andrea manca Atletico Rieti, Porto Sant'Elpidio. Sì, Rieti, Porto Sant'Elpidio, Cinzia Albalonga, Campobasso, queste sono le partite, vado a memoria, che mancano. Porto Sant'Elpidio, Giulianova. E Porto Sant'Elpidio, Giulianova, sì. Porto Sant'Elpidio ne deve fare due, quindi queste tre mancano. Albalonga 12... che dovrebbe giocare col Castelnuovo la prossima. Com'è? Castelnuovo che dovrebbe andare proprio contro l'Albalonga la prossima, alla ripresa del campionato. Beh, anche questo è da chiarire, perché certo, se ci sarà la prosecuzione del campionato dall'interruzione, il Castelnuovo giocherà in casa del Matese, se invece si riprenderà da calendario vecchio saremo a quella giornata, però anche questo è da, sì, è da capire. Assolutamente. A 12 punti chiaramente l'obiettivo diventerà, Stefano, sarà quello di mantenere quella posizione in classifica? Che poi, sì, alla fine, sì, sostanzialmente col Campobasso che non ha recuperato, non ha avuto, con l'area canatese e il Notaresco che sì, hanno vinto, però insomma sono lì a due punti, tutto sommato non c'erano tanti posti da perdere per il Castelnuovo. No, si trova ancora in buona posizione per sperare in qualcosa di più grande di come si è partiti. Resta l'obiettivo quella della salvezza, perché comunque il Castelnuovo è sempre la matricola della serie, del girone F di Serie D, però poi come succede? Strada facendo si vede, restando lì agganciati a quelle posizioni si può sperare in qualcosa di importante. Stefano, io ti ringrazio, perché sono le 20.55 e questa sera mi sono ripromesso di chiudere addirittura in anticipo, e tu sai quanto in regia ci tengano. Soprattutto Maurizio. Esatto, lo sai perfettamente. Grazie Stefano, ovviamente. Grazie a voi. Ovviamente ciao, ti ciao, ritroveremo Stefano. Prestissimo, ciao, prestissimo con noi. Vediamo anche il prossimo turno di serie. Allora, vediamo il prossimo turno di Serie C e lo commentiamo, e poi il prossimo turno di Serie D, ammesso che sarà quello. Paganese Bari, che è l'anticipo delle 20.45 di sabato, il posticipo è Casertana Monopoli, riposa la Juve Stabia. Catania Cavese, Foggia Palermo, Potenza Viterbese, come detto il Teramo domenica pomeriggio alle 15 allo stadio Bonolis giocherà contro la Vibonese. La capolista Ternana ha un impegno sulla carta morbido contro il Bisceglie. Questa è una bella partita, Catanzaro Turris tutta in salsa playoff. La Virtus Francavilla gioca nuovamente in casa contro un Avellino sconfitto oggi al Partenio Lombardi dal Catania, e quindi con la formazione di Braglia che non sta andando molto molto bene. E poi il posticipo, come detto, Casertana Monopoli. Questo settimana prossima in Serie D, girone F, ammesso che si riparta dalla giornata che... Sì, è quella, Jacopo, da comunicato, ora ho fatto un'ulteriore verifica, cioè il 6 di dicembre si giocheranno le partite previste per l'8 di novembre, quindi per la settima giornata. Quindi la settima giornata sarà il prossimo turno, vediamo se riusciamo a vederle, perché c'è il derby per esempio tra Pineto e Giulianova che sarà molto molto interessante. Ma soprattutto c'è Campobasso Notaresco. E c'è Campobasso Notaresco che insomma... con la presenza sulla panchina campobassana di Cudini riveste sempre un fascino particolare. Aprilia Tolentino, Campobasso Notaresco, la Vastese va in casa del Castelfidardo, Fiuggi Atletico Porto Sant'Elpidio, Matese Castelnuovo, Monte Giorgio Vasto Girardi, Agnonese Recanatese, Pineto Giulianova, e poi
il derby tutto laziale tra Rieti e Cinzia al Balonga. Questa sarà la settima giornata di campionato che speriamo di vivere insieme a voi, con l'auspicio che ci siamo lasciati probabilmente alle spalle il momento più complicato del campionato di Serie D a girone F, che dovrebbe, incrociamo le dita, ripartire domenica prossima. Io ringrazio Andrea Costantini in redazione. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ah, sei doppio adesso. Sì. Ecco. E Stefano Recanati, ciao Stefano. Ciao a tutti, ciao, buona serata. Grazie a voi, grazie a Maurizio Daguin regia, grazie ai tecnici, Loris Bennato, c'è Paolo Renzetti, insomma tutti quelli che hanno lavorato alacremente anche oggi per l'Abruzzo del pallone, che torna domenica prossima, sempre puntuale, 19:30 sul canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.